Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Beppo. Oggi siamo qui, da soli ovviamente, sono da solo soletto. Perché siamo su Clash Royale, che è diventata ormai una droga. E poi c'è nel bella Francesco, bella. E siamo qui per provare un po' di tecniche oggi particolari. Quindi direi che possiamo fare un amichevole. Solo incantesimi naturalmente, ho adesso selezionato il deck giusto. Allora, deck, eccolo qui. Soltanto incantesimi, come vedete. Fulmine, furia, il razzo, che è considerato un incantesimo. Anche Barile Goblin. E poi queste cose qua molto molto H, diciamo. Quindi sfida, solo incantesimi, che accetterà probabilmente mio cugino. Mi sfiderà perché è scarso. Eccolo qua. Siamo qui solo incantesimi. Allora possiamo iniziare. Ma schieriamo tipo un razzo proprio lì, puntato. Però lui è livello 8, quindi ecco lì. Ha più vita rispetto a me. Le mie torri sono un po'. Muori. Ok, sono morti. Però la mia torre, cioè, morta. Attenzione. Fulmina subito. Ora aspetta la sua mossa, eccola lì la sua mossa. Lo scarica qua. Dobbiamo attaccare il municipio, guardiamo cosa succede. Vai, giù, ciao a tutti. Vai. Sì, all'ultimo secondo pareggiato. Però lui ovviamente mi batte perché decisamente più avvantaggiato, perché non ho più niente io ormai. Dai, ecco, ho perso. Pensiamo un attimino perché non è giusto questa cosa. Ora vi faccio vedere il mio deck. Guardiamo cosa. Bello schifo, grazie ovviamente. Accettiamo tutti i complimenti. Questo è il deck che uso principalmente. Allora, come vedete, ho stra pochi trofei. Ero in arena 7 fino a ieri mattina. E poi ho iniziato a perdere tutte, come vedete. Le ho perse tutte. Sconfitta, vittoria. Però ora dobbiamo riscattarci un attimino. Quindi vi farò vedere questa tecnica. Poi possiamo provare uno spawn deck davvero fantastico, che funziona stra tanto, secondo me. Quindi iniziamo malissimo con delle carte schifose. Non possiamo fare nient'altro. Ok. Ancora. Comunque, a parte che il gioco è buggato, perché ti fa perdere. Quando tu cambi deck, ti fa trovare esattamente le persone che hanno il deck con cui tu non puoi fare niente. Andiamo di qua. Quella la butterò giù dopo. Cazzo, ho messo giù il deck. Dai. Allora, Pekka muore. Ciao Pekka proprio. Quella torre là. No, Valchiria. Ribaltamento della situazione, attenzione. Ho recuperato. Vai, muori. Attenzione. Nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Adesso guardiamo questo deck, veramente secondo me è distruttivo, perché inizia a creare cose e praticamente spammi a tutti. Proviamo a distrarlo un attimino di là. Eccolo là, bastardo.
Devo iniziare a mettere giù gli estrattori prima che non diventa troppo tardi. Allora, ecco lo stregone. Prima niente, stregoni niente. Quando avevo il deck di prima, quando lo uso. Quando inizio a usare l'altro deck, iniziano a arrivare le bestemmie. Non esplodi, bastardo. Eccolo. Come fa a buttarmi giù tutto? In un colpo. Allora, quella torre là va giù. Dai che va giù. Sì, va giù. Dai, no, va giù, va giù, va giù. Vai. No, non è andata giù, non è andata giù. Qui continuiamo a spawnare roba. E mettiamo anche un altro estrattore. Che mi copre un attimino. Dai che ce l'ho fatta. Questa torre qua è completamente ricoperta da roba assurda. Ora ho vinto. Ecco, ho vinto. Vai giù. Ho vinto. Quindi ragazzi, questo spawn deck secondo me funziona contro i cinesi livello 7. Ho vinto, quindi funziona per forza. Quindi saluto tutti quelli del clan. E vi metterò anche in fondo, cioè adesso, una clip che ho registrato nel baule super magico. Quindi è l'ultima volta che mi vedete, sono cresciuto un sacco. Ero tipo livello 6, non mi ricordo, 5. L'ultima, quella che gemmandola costa 20 euro. L'ha shootata. Dai, zitto. C'è qui una presenza, cioè sarà una voce di Loli sottofondo, ma vabbè, tralasciamo. Quindi volevo registrarla con voi subito, sbloccarla così. 2790 monete. Poi il pack ho sbloccato, carta epica finalmente. Il baby drago ho sbloccato finalmente. Il baby drago. 3 fulmine, altra epica. Una furia. 276 barbari. Mongolfiera epica. E 72 capanne di barbari. Quindi ragazzi, ho sbloccato finalmente quello che mi serviva. Cioè ormai ho tutte le truppe epiche finalmente. Quindi ho sbloccato il pecca, il vero pecca, la furia. Quindi ci sta, la faccio subito al 2. Il drago. Il baby drago, sì, eccolo qui. Piccoletto che è arrivato anche lui in famiglia. Poi in realtà sono uscite carte spastiche perché non le uso mai. Quindi cioè, schifo proprio. Però i barbari, cavolo, i barbari li faccio subito al 7 o al 6, non lo so. Ora sono quasi livello 8. Quindi fatemi sapere che tecniche volete che io utilizzi o se continuo a fare queste cose. Dei cose particolari vi faccio vedere che ho sbloccato tutto tranne lo specchio e quelli dell'arena 7. Quindi direi che per questo video può bastare. Vi ricordo di entrare nel clan, che ci sono pochissimi posti rimasti, 2 posti, quindi entrate. Pay to win scritto così. E vi ricordo di passare in descrizione, tutti i link sono lì. Un saluto da Beppo e noi ci vediamo in un prossimo video.